Sentiamo l'arciprete della Chiesa Madre, il padre di Palmiro Brisutto, sul problema dei migranti. Ormai sono tanti, soprattutto sono i migranti minori, che hanno bisogno di tutto, non solo di scarpe, di vestiti, di essere rifocillati, ma anche di affetto, volendo, potremmo anche dire questo, di solidarietà umana. Ma voi come Chiesa locale interagite con le strutture istituzionali nei riguardi di questi migranti, e in ogni caso qual è la posizione anche rispetto a questa ondata, ormai sembra non finire mai? Noi di Augusta possiamo sopportare questo fenomeno così diventato ciclico? Stiamo raccogliendo le opinioni delle persone, sono quelli che sono dicono sensibili, altri invece sostengono che non è possibile che Augusta diventi come Lampedusa. Quindi Augusto come Lampedusa? Peggio. Vediamo capire perché. Perché Lampedusa è il problema, sostanzialmente l'hanno risolto non mandando i profughi. Perché li stanno deviando qua. Li stanno deviando qua. E anche la stessa Augusta non ce la fa più, tanto è vero che hanno cominciato a suddividere praticamente le zone di sbarco. Pozzallo, Siracusa, quindi... Allora, infatti ci sono sui giornali locali, sui giornali. Io sulla vicenda vorrei dire alcune cose. Certo. Capisco che la presenza di queste persone oggi dà una sorta di fastidio, però queste sono le conseguenze di una situazione che noi abbiamo creato. Come? Mi riferisco a quella che è l'Europa negli ultimi 500-600 anni. Ecco. Quindi a un certo punto... Le colpe dei padri. Sì. Che cosa voglio dire? Durante il tempo del colonialismo noi siamo andati a casa loro. Certo, sì. Abbiamo annientato intere popolazioni. Ci riferiamo per esempio alle Americhe, i pelli rosse. O i bianchi in generale. I Maya. Sì, i Maya. Gli Aztechi. Gli Indios. Va bene? Ci facevano comodo le loro risorse, ce le prendevamo gratis, ammazzandoli pur di prendercele, e ce le siamo portate in Europa. E abbiamo fondato un bel benessere in Europa, ma non ci interessava a quale prezzo di sangue praticamente corrispondeva questo benessere. Non c'è dubbio. Abbiamo fatto anche la tratta degli schiavi, come civili europei. Sì. Ancora più grave il fatto che l'Europa è cristiana. Cioè, praticamente mentre Gesù Cristo dice che i cristiani sarebbero quelli che debbono amare, paradossalmente i cristiani sono stati quelli che hanno sfruttato quel prossimo che invece avrebbero dovuto amare. Dopo che l'abbiamo portato alla disperazione e alla fame, questi hanno capito che l'unica tavola dove si può mangiare è questa, quindi stanno venendo. Allora, ce la sentiamo in tutta coscienza di riparare il male fatto in questi secoli, oppure pensiamo che a noi di questa generazione il male fatto dei nostri padri non interessa? Certo, bisogna rileggere bene la storia. D'altronde in questo ci inseriamo come cristiani credenti. A un certo punto c'è un dovere di giustizia. Dio ha dato la terra a tutti, Dio non ha creato confini. Se veramente questo Dio è il padre di tutti, ci vuole tutti fratelli, dobbiamo sapere condividere, al di là delle differenze di lingua, di nazione, di razza, eccetera, quelle che sono le risorse della terra. Giustamente, quando tu a questi hai tolto tutto, voi vi stiamo a guardare che tu mangi 3-4 volte al giorno e loro neanche una volta? L'unica cosa di cui l'Europa ha avuto in qualche modo il piacere è stato quello di aiutarli, ma di mandare armi perché si scannassero fra di loro. Sì, però c'è stato un fenomeno migratorio che noi avevamo risolto in qualche modo, quello degli albanesi, perché anche lì l'Italia ha avuto le sue responsabilità, ci fu tutta la nave di albanesi, piena carica di albanesi, sì. Abbiamo risolto il problema. Ma l'Albania era diciamo, molto più piccola. Sì, certo, questo è vero. Tutto sommato, 4 metri il canale d'Otranto che ci separa dall'Albania all'Italia, quindi il rischio era minimo. Questo deve attraversare il Mediterraneo,
molto più grande, con tutti i rischi che purtroppo le cronache di questi anni ci hanno... Quindi dobbiamo fare la mia colpa come bianchi, come occidentali, come cristiani, ma soltanto noi italiani, ecco questo è un punto di domanda molto importante, perché tutta l'Europa era cristiana e ovviamente ha sfruttato. È l'Europa che praticamente, perché la Spagna è andata in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, Danimarca, cioè, caro Giorgio, tu ti ricordi che quando eravamo alla scuola elementare, studiavamo la geografia, praticamente c'era ancora mezzo mondo che era colonia dell'Europa. Non c'è dubbio, sì. Quindi, a un certo punto, noi abbiamo visto, abbiamo studiato materialmente quello che era il colonialismo. Se poi aggiunge a questo anche il neocolonialismo, lo sfruttamento economico... Il neocolonialismo colonialismo che c'è anche in altri punti. Accogliere queste persone... Anche noi siamo stati in fondo colonizzati da altri. Sì, ora siamo colonizzati dagli italiani. Questa è una battuta spigliosa ma reale. Perché dopo il Borbone sono arrivati gli italiani, prima del Borbone sono stati gli svevi, gli aggiaini, gli aragonesi, prima c'erano stati addirittura anche i tedeschi, insomma, possiamo stare la popolazione araba, i fenici. Già abbiamo affrontato questo argomento dal punto di vista storico, l'abbiamo affrontato. Va bene, allora voi come chiesa locale che state facendo per questi migranti, soprattutto i minori? Noi, se il ritmo degli arrivi fosse stato quello iniziale, in qualche modo potevamo anche far fronte a questa emergenza. Il problema è che non si può riproporre un'emergenza di queste dimensioni ogni settimana, due volte alla settimana. Perché vedi, le nostre bravissime persone, questo dobbiamo prendere atto, che hanno comprato la maglia, i pantaloni, le scarpe, a un certo punto lo hanno potuto fare una volta, lo posso fare anche due volte, però un momento. Non è nella natura di queste persone lavare la maglietta, lavare i pantaloni, lavare i calzini. Cioè, se questo praticamente la maglietta nuova la usano tre giorni e poi la buttano e dopo vogliamo avere un'altra maglietta nuova, è chiaro che la gente a un certo punto ti aiuterà la prima, la seconda volta, ma la terza volta dirà: io non posso distogliere gli aiuti da quelli di casa mia. Certo, certo. Quindi, a questo punto, chi è che ti ha creato la situazione? Lo Stato. Ma lo Stato non può agire in questa maniera, vale a dire salviamo loro la vita e poi li abbandoniamo nel posto dove vengono fatti sbarcare. Purtroppo questo è quello che sta succedendo. Allora, esistono delle strutture, ma insomma, intanto di chi è la competenza? Il Ministero degli Interni dice che è competenza del Ministero del Lavoro, il Ministero del Lavoro dice che è competenza della Protezione Civile, la Protezione Civile che è competenza di un altro. C'è questo scarico a barile. È tipico dell'Italia anche questo. Vabbè, è tipico dell'Italia, vabbè, ma in questa situazione, dico, c'è questa situazione di emergenza? Allora, le situazioni di emergenza vanno affrontate con leggi di emergenza, non affidandoci a una legge del 1936 che dice che il minore che sbarca da Augusta te lo devi accollare tu. E certo, sì, in effetti, caro Giorgio, quando ci interrompono le leggi di emergenza, per ricordare una cosa: quando c'è un terremoto, e qui abbiamo avuto un'esperienza, a un certo punto la Protezione Civile interviene. Chiaramente, dopo le prime ore, dove la gente rimane un po' imbambolata perché è scioccata dall'evento, a un certo punto la gente ha bisogno di lavarsi, di andare in bagno, di mangiare, di dormire, e quindi questo significa che se tu improvvisamente sei senza niente, come si dice, scavo su nulla e spedizzato, per usare un termine nostro, sì. Allora, a un certo punto, nelle prime 24 ore, tu devi impegnarti a dare un tetto, i pasti, il vestiario, la possibilità di passare la prima notte, cioè dall'emergenza la devi tirare subito. Ed ecco allora l'intervento dell'esercito, delle cucine da campo, le tendopole della Protezione Civile, eccetera. No. Qui praticamente si sta a guardare, ma che cosa? Cioè. Allora, a questo punto, se la Protezione Civile è delegata a fare un certo tipo di servizio, che lo faccia? Lo faccia anche adesso. Certo. Lo faccia anche adesso. Quindi, tendopole di questo tipo. Allora, chiaramente, sta gente si deve lavare, ma non delle docce.
Cioè, noi possiamo supplire in certe cose, possiamo raccogliere 2000 paio di scarpe alla settimana, perché con tutte quelle che la gente magari ha in casa, possibilmente magari non saranno scarpe nuove, ma per l'emergenza vanno bene anche quelle. Occorre l'esercito, non soltanto per l'ordine pubblico, ma per l'emergenza di questo tipo. Loro, ecco, l'esercito ad Augusto. Le forze armate sono attrezzate, certo, per... Certamente. Anche e quindi a un certo punto le forze armate potrebbero anche intervenire. Abbiamo una forza armata qui, la Marina Militare, e quindi al riguardo vedremo cosa possono rispondere. Grazie allora, padre Gesù.